Buongiorno a tutti. Allora possiamo cominciare. Parliamo di un tema abbastanza interessante e credo che sia il modo e la maniera giusta, viste il panel dei relatori, per affrontare un tema che, soprattutto quando si rientra dalle ferie, quando comincia l'autunno, è un tema dominante: le sfide del sistema Italia. Mai come in questo momento si parla dei problemi dell'industria italiana, ma non solo dell'industria, di tutto il mondo economico italiano, di fronte alle varie sfide, alla globalizzazione. Chiaramente negli ultimi anni l'Italia, il sistema Italia, l'azienda Italia ha compiuto dei grandi passi avanti, ma i problemi, i nodi risolti sono ancora molti ed è l'occasione giusta per affrontarli oggi. Parleranno di questo argomento a cominciare da Ronald Spogli, che è ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, il ministro Luigi Nicolais, ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, Fausto Marchionni, amministratore delegato Fondiaria SAI, Giovanni Castellucci, amministratore delegata di Autostrade Italia, e Giorgio Sandi, amministratore delegato di Sisal. Allora, Ministro, quali sono i problemi sul tappeto in questo momento? Si parla di finanziaria, si parla di tasse, si parla di pubblica amministrazione sempre più in difficoltà. La palla al piede della pubblica amministrazione ormai da decenni è l'argomento clou di molti articoli, di molti servizi, di molti dibattiti, anche se poi è vero, come dicevo prima appunto al Ministro parlando nella saletta degli ospiti, poi non è vero che dobbiamo poi buttarci poi troppo la croce addosso, perché proprio l'altro giorno è la notizia che il nuovo presidente francese Sarkozy ha scelto l'ex ministro Bassanini come consulente per riformare la pubblica amministrazione francese. Quindi tutto sommato la pubblica amministrazione italiana ha tanti problemi, però possiamo essere anche un esempio per altri paesi. Ecco, com'è la situazione in questo momento? Quali sono i problemi e le sfide da affrontare e qual è la priorità di queste sfide? Lei, Ministro. Grazie moltissimo. Credo che per inquadrare i cambiamenti nella pubblica amministrazione abbiamo bisogno di guardare un po' i cambiamenti generali che stanno avvenendo nel mondo. Oggi viviamo un momento di cambiamenti così rapidi per cui molto spesso non siamo in grado di avere dei riferimenti chiari e abbiamo bisogno di sviluppare dei nostri modelli appropriati che ci permettono di modificare il modo di essere di tutto il sistema Italia. Il sistema Italia si è trovato in questi ultimi anni ad affrontare un cambiamento essenziale, proprio molto importante nell'impresa, perché era abituata a produrre a costi competitivi, anche se a qualità media, e non aveva affrontato in maniera molto forte il cambiamento del sistema globale. Una volta entrato in un mondo globale, i costi non rappresentano l'elemento limitante per la competitività, ma diventa la qualità del prodotto, diventa la capacità di poter produrre con alto livello di innovazione e quindi riuscire a inserirsi in nicchie di mercato di alto livello di qualità e di innovazione. E questo è stato quello che è successo negli anni scorsi, che ha determinato un sostanziale cambiamento del modo di produrre delle nostre imprese. Le grandi imprese hanno più rapidamente potuto effettuare questo cambiamento, le piccole e medie ne hanno molto sofferto, alcune sono scomparse, le altre che hanno saputo vivere questo cambiamento oggi stanno diventando sempre più competitive. Fare questo significa però riuscire a mettere insieme il mondo che produce conoscenza e il mondo che utilizza conoscenza. E quindi molte imprese che non avevano l'abitudine a fare ricerca o a utilizzare la ricerca prodotta hanno dovuto imparare a utilizzare questo sistema di conoscenza, perché anche il trasferimento di conoscenza non è più come una volta. In passato esistevano dei sistemi in linea, delle filiere per il trasferimento di conoscenza
si produceva conoscenza, la conoscenza veniva codificata, qualcuno leggeva questo nuovo trovato, questo nuovo prodotto, processo e lo utilizzava successivamente nell'impresa. Oggi il time to market, che è essenziale per la competitività di un'impresa, diventa anche essenziale per la trasferibilità di un prodotto della conoscenza e quindi è necessario inventare nuovi sistemi di collegamento tra chi produce conoscenza e chi usa conoscenza. E questo grande cambiamento sta avvenendo in un'Italia in cui anche tutta l'attività di alta formazione è cambiata sostanzialmente. Siamo passati da una università basata su un modello tedesco a una università basata su un modello anglosassone, con un grande cambiamento non solo negli anni di studio, ma nel modo di insegnare, che ovviamente è sostanzialmente diverso, perché il 3 più 2 non significa suddividere in 3 e poi 2 anni il nostro corso di studi, ma significa affrontare il problema in modo fondamentalmente diverso. Questo ovviamente è vero anche per la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione, che è una macchina molto grossa con 3 milioni e mezzo di dipendenti, ha dovuto sostanzialmente avviarsi a un cambiamento che fortunatamente una nuova tecnologia le ha permesso di effettuare in maniera più rapida di quello che sarebbe stato necessario altrimenti. Una nuova tecnologia che entra in un'impresa o che entra in un'attività anche di servizi determina un cambiamento sostanziale dell'organizzazione del lavoro. L'utilizzazione di una nuova tecnologia non richiede semplicemente una innovazione incrementale, ma richiede una forte innovazione radicale. L'innovazione incrementale, l'innovazione radicale è sostanzialmente diversa, perché una innovazione incrementale è un'innovazione che ha già un modello specifico di che cosa si vuole produrre, dove si vuole arrivare. Una innovazione radicale richiede una grande capacità di vision, richiede una capacità sostanziale di vedere qualcosa che non esiste ancora. Ed è questo il momento in cui la pubblica amministrazione si trova. La pubblica amministrazione ha bisogno di lavorare su più gambe, ha bisogno di un hardware nuovo, quindi di una tecnologia che sia sostanzialmente una tecnologia che unisce, non una tecnologia che divide. Quindi in questo l'interoperabilità ha rappresentato in questo anno l'elemento essenziale su cui la mia politica si è basata. Abbiamo bisogno di mettere in comune le banche dati, abbiamo bisogno di mettere insieme quello che noi sappiamo fare e di cercare il più possibile di rendere leggibile tutti i dati che produciamo. In un sistema di questo genere noi possiamo immaginare nei prossimi anni una pubblica amministrazione totalmente diversa dal passato, una pubblica amministrazione che ha un insieme tutti i dati e che quindi ha bisogno di un front office totalmente diverso, perché un front office può essere anche una tecnologia la più varia, come un computer, come un telefonino, come una televisione, come uno sportello, ma sicuramente un front office che permette al cittadino di entrare nella pubblica amministrazione senza distinzione tra un ufficio o da un altro ufficio, perché il dato è comune, è condiviso. E questa è la vision sul quale stiamo lavorando. Abbiamo avviato un processo forte di copertura di larga banda di tutto il paese Italia, che è un elemento essenziale di infrastruttura telematica per evitare ogni forma di digital divide. Abbiamo avviato un grande processo di interoperabilità anche tra gli stessi ministeri. Il Ministero della Pubblica Istruzione lavorava con un sistema diverso di quello del Ministero, per esempio, della Funzione Pubblica o del Ministero della Ricerca. Abbiamo dovuto quindi avviare un problema di interoperabilità del sistema e abbiamo dovuto utilizzare giustamente le best practice che si erano sviluppate sul nostro territorio. Molti delle nostre regioni, delle nostre province, dei nostri comuni avevano messo a punto dei servizi avanzati, ma se questi servizi non diventano dei servizi comuni al paese, non rappresentano più una ricchezza del paese ma della singola area territoriale. E su questo stiamo lavorando ancora con grande entusiasmo, convinti che una volta che riusciamo a chiudere la rete,
noi veramente avremo un paese diverso, avremo un paese che ovviamente permette al cittadino una maggiore trasparenza e permette al cittadino un servizio molto più rapido. L'altro punto importante nella nostra pubblica amministrazione è stata quella di avviare una riorganizzazione del lavoro, introducendo un concetto di valutazione che difficilmente esiste nel nostro paese. Nel nostro paese ogni volta che parliamo di valutazione la consideriamo come simile o come uguale alla punizione. Valutazione viene fatta per punire qualcuno, non per premiare qualcuno, e questo ha creato grandi difficoltà perché abbiamo dovuto convincere molti attori che in un sistema moderno, in un paese competitivo, la valutazione rappresenta l'elemento essenziale per la crescita. Il merito è sicuramente un qualcosa di democratico, molto di più che non i riferimenti, ed è questo sul quale tutti quanti stiamo lavorando con grande entusiasmo, ritenendo che introdurre il sistema di valutazione in Italia rappresenta una grande opportunità. Anche per la valutazione della ricerca, a Milano stiamo avviando l'Agenzia per l'innovazione tecnologica, che diventa per il nostro paese l'Agenzia di valutazione della ricerca industriale, una valutazione terza non effettuata dai funzionari del governo ma effettuata da esperti scientifici che siano internazionalmente riconosciuti. Questo è un modo per cercare di introdurre sempre di più la valutazione. Il contratto di lavoro che abbiamo firmato per il pubblico impiego, in particolare per quelli dell'amministrazione dello Stato, hanno introdotto dei concetti di valutazione anche di salari differenziati in funzione della performance dei singoli dirigenti. Il dirigente assume sempre di più un ruolo forte di valutatore e di valutato, introducendo anche una forma di valutazione dei valutatori, perché uno dei punti che ho spesso detto nel passato anno è che quando sono arrivato al Ministero la prima cosa che ho visto è che tutti i miei dirigenti erano oltre 4.000, erano tutti considerati ottimi nella loro prestazione, e chiaramente questo basta un minimo di statistica per poter rendersi conto che non è un processo statistico ed abbiamo necessità quindi di introdurre dei parametri che determinano delle differenze di valutazione tra l'uno e l'altro. L'altro punto importante ovviamente è quello di cercare di accelerare questo processo, e con Poste Italiane proprio qualche giorno prima che andassimo in ferie abbiamo avviato un processo forte per cercare di utilizzare gli uffici postali come terminali dei servizi informatici del nostro paese, utilizzando quindi la possibilità, partendo dai piccoli comuni, di avere nei piccoli comuni un ufficio che fosse capace non solo di rispondere a domande, ma anche di sollecitare le domande, di ricordare delle scadenze, di avviare un processo informatico avanzato che fosse di propulsione, e quindi per accelerare questo grande processo. Noi, come dicevo prima, nella ricerca e nell'impresa abbiamo bisogno di porre sotto controllo il tempo, che è una variabile importante, non una variabile aleatoria come si era pensato nel passato. Abbiamo anche in questo bisogno di porre il tempo sotto controllo, perché il grande cambiamento che deve avvenire nel nostro paese deve avvenire in tempi molto rapidi. Abbiamo fissato come termine ultimo il 2011 e in questo stiamo lavorando in tutte le direzioni, nel cercare di sviluppare servizi ai cittadini, di cambiare, di fare grandi progetti sulla scuola, sulla giustizia e sulla sanità. Per la giustizia abbiamo iniziato con la giustizia amministrativa e abbiamo già messo in rete una serie di TAR in alcune città italiane. Stiamo sviluppando questo sistema di messa in rete del TAR, che non è semplicemente una condivisione di dati, ma anche dà la possibilità di accelerare una serie di processi, perché molte delle richieste a questi TAR sono simili e possono essere in qualche modo giudicate da un solo gruppo, non necessariamente da tanti TAR diversi. La messa in rete permette una grande accelerazione del processo della giustizia. Subito dopo il TAR cominciamo con la giustizia
civile e poi con quella penale, cercando in qualche modo di accelerare questo processo di informatizzazione della giustizia. Nella pubblica istruzione abbiamo cambiato il paradigma, volendo non più insegnare l'ICT, non più insegnare l'uso del computer, ma utilizzare il computer per insegnare, che è un modo nuovo di affrontare questo grande problema delle nuove tecnologie nelle nuove generazioni. Oggi abbiamo bisogno di creare una capacità di poter utilizzare la messe di dati che ogni ragazzo, ogni giovane si trova a poter consultare. Dobbiamo in qualche modo quindi nella scuola dare la chiave di lettura di un sistema informatico con tanti dati disponibili, e non è come nel passato, che uno dei primi problemi era quello di trasferire informazioni. Oggi le informazioni le abbiamo, dobbiamo utilizzarle al meglio, e quindi qui un grande cambiamento. Infine, appunto, nella sanità il cambiamento è un cambiamento importante, perché la sanità informatizzata non è soltanto un miglior servizio al cittadino, ma è anche un risparmio per la pubblica amministrazione. Ed è su questo che stiamo lavorando molto, appunto, con le regioni, che hanno già avviato un grande processo e che ancora una volta hanno bisogno di essere interoperabili tra di loro per accelerare questa cosa. Proprio qui a Bologna, fino a qualche anno fa, avevamo uno dei CUP più avanzati per il Centro Unico di Prenotazione, però fino a qualche anno fa non interloquiva con Reggio Emilia, e quindi non era possibile avere un sistema regionale di sanità che permettesse al cittadino di muoversi da un posto all'altro. E così questo sicuramente rappresenta un grande avanzamento. Infine, la nuova carta d'identità elettronica, che è stata messa a punto con non poche difficoltà, ha sostanzialmente modificato l'iniziale progetto di una carta d'identità che contenesse dati sensibili, e è diventata una carta d'identità che è una chiave di accesso alle banche dati. È diventato così una carta d'identità che ci permette di entrare in tutte le banche dati, e quindi accelerare questo grande processo. Nel gruppo europeo che l'Italia coordina, del Reinventing Government, ovviamente tutte queste problematiche sono, diciamo, analizzate e studiate, perché in un sistema informatico della pubblica amministrazione anche le procedure, i procedimenti vanno cambiate sostanzialmente. Tutti i procedimenti e le norme della pubblica amministrazione sono state messe a punto quando esisteva solo una tecnologia, quella della carta e della penna. Oggi che questa tecnologia va in soffitta e viene sostituita da una tecnologia informatica, le norme non sono più adeguate, e abbiamo quindi bisogno di mettere a punto nuove norme. Questo è il Reinventing Government su cui stiamo tutti lavorando, e per far questo abbiamo anche bisogno di cominciare a introdurre dei divieti di uso della carta e della penna. E quindi nella legge che è in discussione alla Camera introduciamo il divieto dell'uso del cartaceo per il protocollo, per il flusso documentale, per la firma, e proprio per cominciare in qualche modo a passare da un sistema a un altro sistema e ridurre al minimo la convivenza dei due sistemi, che sono molto spesso tra di loro in contrasto. Io credo che questa è una delle sfide dell'Italia, ce ne sono tante altre. Abbiamo problemi di infrastrutture, sia quelle di tipo, diciamo, immateriali che quelle materiali. Abbiamo problemi di accelerare un nostro modo di essere competitivi nel mondo, abbiamo bisogno di mettere più insieme il mondo della ricerca con il mondo della produzione, abbiamo in qualche modo bisogno di affrontare queste sfide con una grinta forte, anche in qualche momento con delle decisioni impopolari. Lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare velocemente, proprio perché sono i nostri giovani quelli che hanno la volontà e hanno la necessità di vedere un'Italia che cambia, un'Italia che sostanzialmente non è più autoreferenziale, ma che è capace quindi di rendere competitivo qualunque sistema, sia esso pubblico che privato. Grazie. Ecco, il ministro Nicolais ha dato una valutazione sostanzialmente positiva sul problema dell'innovazione e della ricerca, soffermandosi per quanto riguarda appunto il suo tema specifico, la pubblica amministrazione. Ecco, volevo a questo punto un po' allargare il discorso
e introdurre l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. L'ambasciatore degli Stati Uniti, che è quasi 2 anni credo che sia ormai in Italia, che però è anche un imprenditore di successo, quindi può darci una valutazione dell'esperienza dell'innovazione e della ricerca in Italia alla luce di quello che della sua esperienza americana, della sua esperienza d'oltreoceano, come vede la nostra possibilità di svilupparci, la possibilità del sistema Italia di avere maggiore successo e maggiore progresso. Grazie, innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori del meeting dell'amicizia per avermi invitato a partecipare a questo panel, e vorrei anche ringraziarli per la loro ospitalità nonostante centinaia di migliaia di partecipanti, 5.000 ospiti e centinaia di interventi programmati dei quali devono occuparsi. Ho riflettuto molto riguardo al tema di questa discussione, le sfide del sistema Italia. L'approccio scherzoso potrebbe essere: da dove comincio? Comincio con un asciugamano. Grazie. Oppure come mai ci metto il doppio del tempo per andare al mare in agosto? Ma so che vi aspettate da me qualcosa di più serio e perciò tenterò di non deludervi. Chiedo scusa in anticipo se vi parlo con assoluta franchezza, ma il tema di oggi per me è di vitale importanza per il futuro di questo paese, un paese che amo profondamente, e per questo motivo non voglio addolcire le mie constatazioni. Ritengo di essere in qualche modo qualificato ad esprimere la mia opinione. Come ambasciatore degli Stati Uniti negli ultimi 2 anni, ho avuto l'opportunità di incontrare e confrontare idee sia con responsabili di governo che intellettuali, italiani ed americani, ed ho avuto modo di riflettere personalmente sul perché il sistema Italia funziona in questo modo. Sono un appassionato d'Italia da molto tempo, sono di origini italiane, ho legami familiari ed ho probabilmente passato circa un sesto della mia vita adulta nel vostro paese. Ora da ambasciatore, prima da studente, assistente universitario e molto prima ricercatore in materia economica. Ma soprattutto ho studiato in una delle regioni più dinamiche dal punto di vista economico degli Stati Uniti, la Silicon Valley, in California, dove un mix di alta tecnologia, collaborazione tra imprese ed università ed un'imprenditoria pronta ad assumersi dei rischi ha prodotto una grande parte di quella rivoluzione high-tech che ha sostanzialmente cambiato l'economia mondiale. Posso dire di aver avuto un certo successo nel campo del private equity e del venture capital, e ho passato 30 anni alla ricerca di idee innovative, contribuendo alla nascita di nuove aziende e alla crescita di aziende già affermate. Come ambasciatore in Italia ho naturalmente l'incarico di mantenere alto il livello di collaborazione politica tra i nostri due paesi, ma il mio mandato implica anche far crescere le nostre relazioni economiche. Al mio arrivo sono stato immediatamente colpito dal fatto che il nostro rapporto politico era solido, anche se vi erano occasioni di disaccordo catalogabili però come mere divergenze tra ottimi amici. Invece la nostra relazione economica, anche se non trascurabile, era ben al di sotto delle aspettative. Gli scambi commerciali e gli investimenti americani non erano ad un livello adeguato, specialmente se confrontati con altri paesi europei. Inoltre, mentre osservavo il dibattito politico sulla legge finanziaria, mi sono interessato ai livelli di spesa italiana per la cooperazione e la difesa. Ho chiesto al Ministro degli Affari Esteri informazioni sull'impegno italiano per la lotta all'AIDS o alla tubercolosi nei paesi meno sviluppati. Mi ha colpito il fatto che fosse prevalente una visione pessimistica sul futuro economico dell'Italia e quindi sulla possibilità di dedicare più risorse per tali progetti. Ciò non sorprende in una situazione dove la crescita economica nell'ultimo decennio è stata modesta
e purtroppo l'Italia si trova agli ultimi posti nelle classifiche europee che riguardano la produttività, l'innovazione, la pressione fiscale e il peso della burocrazia. Ad un certo punto abbiamo cominciato a guardare all'economia italiana in maniera diversa, ponendoci alcune domande fondamentali. Perché l'economia non è più dinamica? Cosa ostacola gli investimenti esteri? Dove sono i venture capitalists? Perché la borsa italiana è relativamente meno sviluppata? Perché in Italia più che in Europa si tende ad investire in libretti di risparmio o nel settore immobiliare? Perché non si investe di più in innovazione? Dove sono i nuovi imprenditori? Non abbiamo ancora trovato la risposta ad alcune di queste domande, però già a partire dal 2006 abbiamo individuato alcune iniziative che credevamo potessero essere utili. Ed è così che ad aprile dell'anno scorso abbiamo lanciato un'iniziativa che si chiama Partnership for Growth. Il progetto ha numerosi obiettivi e sta ancora evolvendo. In particolare la Partnership for Growth mira a stimolare l'imprenditoria italiana al fine di promuovere l'innovazione e permettere all'Italia di mantenere il proprio ruolo nell'economia mondiale. Naturalmente non siamo disinteressati. L'Italia è un alleato fondamentale ed è importante che continui a mantenere un alto profilo negli affari internazionali. Gli investitori americani vogliono investire in Italia. Le autorità italiane a tutti i livelli ci chiedono di favorire gli investimenti statunitensi nel vostro paese. Da parte nostra incoraggiamo le aziende americane ad esplorare possibilità di investimento in Italia. Nel farlo però ci assumiamo la responsabilità di lavorare affinché le condizioni di mercato siano amichevoli, trasparenti e certe. È chiaro a me come a voi che i fattori che contribuiscono alla crescita economica sono molteplici ed è per questo motivo che abbiamo dovuto fare delle scelte per concentrare i nostri sforzi. Una discreta conoscenza del vostro sistema politico ci permette di capire dove possiamo collaborare e dove invece i nostri sforzi non sarebbero apprezzati. In sostanza, vogliamo creare un'alleanza per la crescita e stiamo cercando di sollecitare l'attenzione dei governanti italiani per disporre quei cambiamenti legislativi che gli imprenditori, sia italiani che statunitensi, ritengono essenziali per permettere una crescita economica più dinamica. Per esprimere con due sole parole l'obiettivo del nostro progetto, direi favorire l'innovazione. La capacità di competere è direttamente correlata alla capacità di stimolare ed assorbire l'innovazione. Al momento l'Italia non eccelle in questo campo. Il Maastricht Economic and Social Research and Training Center on Innovation and Technology, un centro di ricerca europeo, ha definito l'Italia un paese inseguitore piuttosto che un paese leader nell'innovazione. L'Italia è risultata al 26esimo posto tra i 48 paesi esaminati dal rapporto, ultimo tra i paesi G7. Tutti noi abbiamo beneficiato e usufruito in un modo o nell'altro dall'innovazione, dai dispositivi salvavita ai nuovi mezzi di comunicazione, ai prodotti per l'agricoltura, l'ambiente e il nostro comfort. La capacità di innovare è il valore più importante che distingue paesi come l'Italia e gli Stati Uniti da paesi a basso costo della manodopera. Altri paesi possono pagare meno la manodopera e produrre a costi minori, ma non possono comprare la creatività. Il professore Edmund Phelps della Columbia University, che ha vinto il premio Nobel per l'economia nel 2006, ha una teoria molto appropriata sull'innovazione. Dico appropriata perché siamo al Meeting, un evento creato dai giovani e rivolto ai giovani. E i giovani in Italia hanno di che preoccuparsi. I livelli di disoccupazione giovanile sono alti, peggiori al sud rispetto al nord, e vi è un legittimo timore che una struttura sociale costruita per soddisfare le esigenze dei genitori ricada sulle loro spalle. Phelps nota che l'innovazione porta ampi benefici alla società. Infatti, secondo Phelps, un'economia più innovativa tende ad investire maggiori risorse in varie direzioni, in nuovi posti di lavoro e nuove clientela.
clientela in nuovi uffici e nuovi spazi produttivi. Phelps, soffermandosi specificamente sulla questione della creazione di nuovi posti di lavoro, conclude che l'innovazione può rendere possibile la riduzione del cosiddetto livello fisiologico di disoccupazione, ritenendo che in un'economia innovativa la stessa forza lavoro è in grado di generare quei livelli di stimoli mentali e capacità di risolvere i problemi che permettono la crescita personale dei lavoratori. Permettetemi di ritornare alla Partnership for Growth e di descrivere brevemente di che cosa si tratta. La Partnership è un programma molto dinamico. In un anno e mezzo sono stati organizzati più di 100 eventi e 30 sono in calendario per l'autunno. La Partnership for Growth vuole promuovere la commercializzazione dell'innovazione, sostenendo politiche a favore dell'imprenditoria, cioè di strumenti che permettono all'innovazione di uscire dai laboratori ed arrivare al mercato. La struttura della Partnership for Growth si basa su quattro pilastri che vi descrivo brevemente. Il primo pilastro riguarda specificatamente la commercializzazione della ricerca. Abbiamo instaurato numerose collaborazioni al fine di stimolare la ricerca e di spingere le idee più innovative verso il mercato. Recentemente, ad esempio, una ricercatrice della National Science Foundation è venuta in Italia e ha condotto uno studio della durata di 3 mesi sugli strumenti a sostegno dell'innovazione e sulla collaborazione tra università ed imprese in Italia. Nonostante abbia riscontrato attività scientifiche di primissimo livello nei laboratori universitari, lo studio ha dimostrato che la collaborazione tra imprese ed università è ancora più l'eccezione che la regola. Su questo tema si è espresso ancora anche il rettore dell'Università di Stanford, forse l'università che ha lanciato più di qualsiasi altro il fenomeno della Silicon Valley, durante un suo recente soggiorno in Italia per una serie di conferenze, di incontri a livello governativo e con le università e la partecipazione a programmi televisivi. Il rettore Hennessy ha sempre sottolineato che la collaborazione tra università ed imprese è fondamentale nel processo innovativo. Abbiamo anche invitato importanti imprenditori americani nel campo dell'alta tecnologia. È emersa l'importanza della collaborazione tra le facoltà economiche con quelle di ingegneria e scientifiche in generale. Il nostro secondo pilastro di questo programma Partnership for Growth riguarda l'anello debole della catena creativa in Italia, la relativa assenza di capitale di rischio, essenziale a far nascere e crescere le aziende ad alta tecnologia. Certo, ciò si inquadra in un contesto più ampio che vede una bassa partecipazione al mercato azionario e la riluttanza dei fondi pensioni e degli investitori di tipo istituzionale a diversificare il proprio rischio. Ci siamo adoperati attivamente per informare e per abbassare il livello di paura nei confronti del venture capital e dei fondi di private equity. Tali investitori esistono in Italia, ma sono pochi. L'ambasciata e i consolati americani, spesso in collaborazione con organizzazioni quali la National Italian American Foundation, la Camera di Commercio americana o del Consiglio Italia-USA, ho ospitato relatori, operatori finanziari ed imprenditori per affrontare tali tematiche. Uno degli eventi di maggiore successo organizzato lo scorso anno è stato proprio un simposio dove alcuni gestori di fondi pensioni dello Stato di New York hanno illustrato il notevole investimento in venture capital, dimostrando che i fondi pensione americani sono la fonte di finanziamento di molte startup tecnologiche. Tale diversificazione del rischio ha portato a risultati economici superiori alla media, a beneficio degli attuali e dei futuri pensionati. Credo che quell'incontro abbia aperto la porta a nuovi spunti di riflessione sul tema particolarmente difficile in Italia. All'inizio dell'estate, grazie ad una videoconferenza, operatori finanziari italiani hanno potuto affrontare il tema con alcuni loro colleghi californiani, discutendo in particolare delle normative a sostegno dell'imprenditorialità e delle varie possibilità per superare ostacoli apparentemente inamovibili.
proprio questa settimana un gruppo di 20 imprenditori ed operatori finanziari italiani partiranno per gli Stati Uniti e visiteranno una delle nostre istituzioni più importanti dell'insegnamento dell'imprenditorialità, la Kauffman Foundation di St. Louis. Andranno anche nel Milwaukee per incontrare rappresentanti del più grande network di business angels americano. Crediamo che i business angels siano la più importante fonte di capitale per la creazione di startup innovative. Speriamo che questo viaggio sia utile al gruppo italiano. Abbiamo pensato che fosse importante conoscere una realtà diversa dalla Silicon Valley anche per diversificare, visto che l'innovazione non si crea solo nel settore dell'informatica. Scusate. Il nostro terzo pilastro riguarda un maggiore apprezzamento del valore della proprietà intellettuale e della necessità di proteggere tale valore. Senza tale protezione si elimina uno dei maggiori incentivi a creare nuovi prodotti, il profitto. Desideriamo vincere la riluttanza a riconoscere che una società basata sulla conoscenza come quella italiana è vittima della pirateria. Lavorando con innovatori, imprenditori, università, forze dell'ordine e più di recente con sindacati e comuni, credo che si sia raggiunto un generale consenso riguardo al danno causato all'economia dalla pirateria e dalla contraffazione. Le leggi italiane in materia sono adeguate, ma come avviene anche in altri campi, l'applicazione della legge è poco efficace. Ed è per questo che il governo americano continua ad includere l'Italia in una lista di paesi che non proteggono adeguatamente la proprietà intellettuale e insiste a fare pressione sul governo italiano affinché la protezione della proprietà intellettuale sia gestita in maniera più efficace. Devo dire però che in questo campo ho notato una maggiore attenzione da parte della classe politica. Lo scorso maggio sono stato invitato dal Ministro per lo Sviluppo Economico Bersani ad un pubblico dibattito su questo argomento e ad ottobre parteciperò insieme al vicepresidente del Consiglio Dell'Aima e al ministro della Giustizia Mastella ad un convegno durante il quale sarà data la massima rilevanza politica al tema. Il quarto e ultimo pilastro ambisce a creare modelli imprenditoriali per i giovani. A tal fine abbiamo creato un piccolo, per ora, programma che si chiama Fulbright Best, che sta per Business Exchange and Student Training. Tramite il prestigioso programma Fulbright, 5 giovani italiani dottorandi di ricerca e aspiranti imprenditori hanno avuto la possibilità di trascorrere 6 mesi in California frequentando corsi di management presso l'Università di Santa Clara, Stanford e Berkeley. Hanno quindi potuto applicare le nozioni teoriche studiate durante un programma di stage presso alcune delle aziende più innovative della Silicon Valley. Abbiamo anche promosso il concetto di cultura imprenditoriale, proponendo casi di successo tramite una serie di videoconferenze e web chat. I programmi web hanno ospitato imprenditori italiani di prima generazione che hanno dialogato virtualmente con il pubblico e portato la loro esperienza pratica. In particolare hanno discusso dell'idea iniziale, del superamento dei principali ostacoli, della ricerca di risorse finanziarie e del risultato ottenuto. Gli imprenditori italiani che si sono presentati sugli schermi, sia coloro che hanno avuto successo in Italia, sia coloro che si sono trasferiti negli Stati Uniti per avere un accesso più facile ai capitali o più semplicemente un ecosistema imprenditoriale più favorevole, sono stati i migliori promotori dell'idea dell'imprenditorialità. I principali target del nostro programma sono le facoltà di economia e di ingegneria aziendale in tutta Italia. Per vostra informazione, questa serie di presentazioni è disponibile sul sito web dell'ambasciata www.usembassy.it sotto il titolo Capturing Creativity. Verso fine anno abbiamo un programma
di utilizzare questa stessa tecnologia per promuovere una serie di trasmissioni che chiameremo The Entrepreneur's Toolbox, letteralmente la cassetta degli attrezzi dell'imprenditore. Sarà il seguito di Capturing Creativity, ma fornirà maggiori dettagli sulla nascita e lo sviluppo di un'impresa, con l'idea di voler fornire un breve corso di formazione sull'imprenditorialità. Abbiamo già cominciato a trasmettere presentazioni sugli aspetti pratici. Per esempio, si è discusso del sistema dei brevetti italiano con un ricercatore dell'IBM Italia. Volevo informarvi che le trascrizioni delle presentazioni trasmesse sono disponibili sul nostro sito internet, anche se siamo un po' in ritardo, visto il volume di lavoro. Lavorando su questo progetto ci siamo accorti che ci sono numerose iniziative italiane simili alla nostra. Per esempio, Torino Wireless ogni anno invia managers negli Stati Uniti al fine di imparare come funziona il mercato americano. Il Dipartimento di Ingegneria di Lecce invia per un anno i propri dottorandi in una delle migliori università americane per toccare con mano l'interdipendenza tra ricerca e mondo imprenditoriale. Grazie alla vicinanza fisica tra centri di ricerca, università, industria e amministrazioni locali sono nati numerosi incubatori per il trasferimento tecnologico e del lancio di nuove aziende. Finanziatori di venture capital, angel investors e nuovi imprenditori stanno cominciando a creare una rete per scambiarsi informazioni e diffondere la cultura dell'imprenditorialità. Molti italiani, studenti, imprenditori, finanziatori, politici condividono le nostre idee sulle attuali difficoltà da superare. Il 2 agosto scorso il ministro Mussi e il ministro Padoa-Schioppa hanno annunciato il patto per l'università e la ricerca, un'iniziativa per incentivare l'efficienza e l'efficacia del sistema universitario. Ho particolarmente apprezzato la volontà di rafforzare la cultura della valutazione, creando dei parametri di efficienza che premino gli atenei meglio in grado di rispondere alla domanda proveniente dalle famiglie e dalle imprese. Un sistema di valutazione e la diffusione dei risultati attiverà un sano meccanismo concorrenziale tra le sedi universitarie e quindi un aumento della mobilità di migliori studenti e di migliori professori. I problemi sottolineati nel documento sono noti: scarso riconoscimento del maggiore impegno e della qualità del lavoro dei professori, mancanza di studenti stranieri per scarsa presenza di corsi in lingua straniera, soprattutto in inglese. Credo che quest'ultimo fattore sia importante, non certo per sciovinismo culturale, ma perché rappresenta un indice di apertura nei confronti di studenti e professori stranieri che vorrebbero venire in Italia. In questo campo esiste una notevole differenza con i maggiori paesi europei come la Gran Bretagna, la Francia e la Germania. Spero che il mio discorso non sembri presuntuoso. Non conosciamo la soluzione di tutti i problemi e anche noi negli Stati Uniti vogliamo sostenere l'innovazione perché siamo preoccupati di perdere competitività. La prova più lampante di questo è che il presidente Bush ha appena firmato una legge chiamata America Competes, l'acronimo di Creating Opportunities to Meaningfully Promote Excellence in Technology, Education and Science, cioè creare le opportunità per promuovere l'eccellenza in tecnologia, istruzione e scienza. Questa legge assegna nuovi fondi alla ricerca di base nel campo della fisica per sostenere settori come le nanotecnologie, il supercalcolo e le energie alternative. Promuove inoltre l'insegnamento della matematica, delle materie scientifiche e delle lingue straniere in ogni livello scolastico. La nostra cultura è talvolta diversa dalla vostra e le nostre soluzioni prendono direzioni differenti. Noi siamo più tolleranti nei confronti del fallimento e più inclini ad assumerci dei rischi. Chiediamo che tocchi agli investitori piuttosto che ad entità burocratiche selezionare le idee che meritano di essere finanziate. Ma entrambi siamo preoccupati dalla competizione e cerchiamo sempre nuovi modi di sostenere l'innovazione e la crescita economica. Dovremmo guardare all'innovazione come qualcosa da incoraggiare, da far fiorire
e non da amministrare burocraticamente. Credo di aver parlato troppo. Volevo trasmettervi la nostra preoccupazione per la competitività italiana ed un'idea sui nostri processi decisionali. Faccio i migliori auguri a tutti voi per un futuro innovativo. Grazie. Sapevo che l'ambasciatore Spogli è una persona sincera, oggi ho avuto la conferma della sua sincerità al 100%, nel senso che ha fatto un'analisi per certi versi impietosa, ma anche giusta e a mio parere ottima, sulla situazione del sistema Italia per quanto riguarda l'innovazione. Siamo agli ultimi posti nei paesi occidentali, nei paesi industrializzati per quanto riguarda l'innovazione e la ricerca, abbiamo dei palle al piede enormi sul problema della pubblica amministrazione, problemi sulla scuola, poco capitale di rischio, quindi insufficienza per tenere sui mercati finanziari internazionali. Ecco, il quadro è abbastanza difficile. Vedevo il ministro Nicolais che prendeva appunti, eventualmente poi potrà replicare. Io adesso lascerei la parola all'amministratore delegato della Fondiaria, chiedendogli appunto, amministratore delegato, se si ritrova in questa analisi molto impietosa e molto giusta, e anche il grido d'allarme che lancia l'ambasciatore oggi qui a Rimini. Fausto Marchionni, cosa ne pensa? Innanzitutto, buongiorno a tutti. Io ormai credo di essere un veterano di questo meeting, però mi stupisco sempre della vostra partecipazione e soprattutto della partecipazione di tutti questi giovani che ci sono, e questo, al di là di tutto quello che succede, mi rende ottimista, perché se è vero che c'è, come ha citato spesso il Presidente Andreotti, che credo più l'ottimismo della volontà e il pessimismo dell'intelligenza, questa volontà di questi giovani che vedo qui ovviamente rendono tutti noi più ottimisti anche sul futuro di questo Paese. Futuro che è vero, ho sentito, io ho preparato anche una relazione, ma credo che sia poco interessante in questo momento sottoporla, forse più interessante rispondere agli spunti che sono venuti dagli interventi che mi hanno preceduto, che sono, per chi è imprenditore in questo Paese, effettivamente, o chi rappresenta gli imprenditori di questo Paese, sicuramente un po' provocatorio. Ho sentito delle parole forse più ottimiste dal Ministro, un po' più pessimiste dall'ambasciatore, ma io credo che al di là di questo sia necessario una visione realistica di come stanno le cose, anche perché il tema di questa tavola rotonda sono le sfide, la sfida italiana, e per vincere le sfide la prima cosa è sapere chi si sfida, sapere qual è il terreno di gara e sapere le munizioni di cui si dispone, altrimenti è difficile scendere in campo e ritornare vincendo. E quindi l'importante è sapere esattamente dove ci stiamo muovendo, in che terreno ci stiamo muovendo e quali problemi stiamo affrontando. Dalle parole del Ministro ho estratto, per esempio, ha parlato, e giustamente sono d'accordo, di cambiamenti rapidi che si susseguono e quindi di modelli che vanno modificati per affrontare questi rapidi cambiamenti. Io qui sono d'accordo, certamente i cambiamenti ci sono stati, la moneta unica piuttosto che la globalizzazione accelerata e così via, ma sapete, secondo me la possiamo riassumere in una parola sola questi cambiamenti: Europa. Io tempo addietro, quando parlavo ai miei studenti all'università, piuttosto che presentavo la compagnia che rappresento, parlavo del terzo gruppo assicurativo italiano. Oggi mi ritrovo sempre di più a dire invece che siamo il 12° gruppo europeo. È una cosa ormai che mi viene spontanea. Non cito più la mia posizione in Italia, ma cito automaticamente la mia posizione in Europa. E questo è il vero cambiamento. Il vero cambiamento a cui abbiamo assistito è la vera sfida che dobbiamo affrontare. Perché una cosa è, cambio la terminologia e ne faccio una questione di semantica, una cosa ne faccio discendere delle conseguenze, che è completamente diverso. Così come diceva il signor Ministro prima, che c'è troppa attenzione ai costi, c'è stata una grossa attenzione ai costi, meno alla qualità e alla competitività, eccetera. Ma
Signor Ministro, secondo me costi e ricavi sono strettamente connessi, perché alla fine si ritrovano tutti in una cifra in fondo che si fonde nel momento in cui si fa il bilancio. E soprattutto si ritrovano tutti come concezione, perché derivano tutti da una parola che non abbiamo detto, che diciamo troppo poco. Dalla parola investimenti, perché è questo il vero problema, gli investimenti. Se non facciamo investimenti, allora tutto il discorso della formazione, tutto il discorso che abbiamo fatto fino adesso, vuol dire poco, tant'è vero che giustamente tutti hanno parlato degli investimenti che si stanno facendo. Cito il ministro per quanto riguarda il settore telematico, piuttosto che l'ambasciatore per quanto riguarda la formazione e altri settori. Ecco, però gli investimenti, specialmente in un'ottica che io spesso sottolineo, specialmente nel welfare per esempio, o nella sanità, che è un altro settore importante, di cooperazione, di integrazione tra pubblico e privato, perché il pubblico non potrà mai far tutto, ma il privato non potrà mai fare a meno del pubblico. Quindi non bisogna avere una visione esclusivamente pubblica o una visione esclusivamente privata, bisogna avere una visione connessa delle due cose. Ecco, io credo che questi investimenti significhino poi, se arrivi alla parola pianificazione, perché senza pianificazione gli investimenti non si fanno. E non si può fare una pianificazione se non in presenza di regole sufficientemente certe. Questo è il vero problema, secondo me. Avere delle regole certe per poter fare una pianificazione, non pretendo, signori, a lungo termine, ma almeno a medio termine, perché oggi si ragiona, un imprenditore deve necessariamente ragionare in termini, quando è responsabile come me verso degli azionisti, in termini di ritorno degli investimenti, altrimenti gli investimenti non li può ragionevolmente proporre un azionista e nessuno metterebbe il suo capitale se non sa da quel capitale che cosa ne deriva. Naturalmente, per fare gli investimenti e per fare delle sfide e per giocare a qualsiasi tipo di gioco, bisogna sapere a che gioco gioco e con che carte gioco e quali sono le regole del gioco. E soprattutto chiedere a chi è in grado di farlo che non mi cambi le regole del gioco in corso, perché altrimenti un investimento anche solo a medio termine io non lo posso fare. Non ho più la certezza delle regole a cui gioco, perché se mentre gioco a scopone qualcuno mi dice, mentre sto giocando, che il set è bello, non è più il set di quadri ma il set di cuori, sono rovinato. Io ho tenuto il set di quadri in fondo perché ero convinto di prenderlo e mi dicono, mentre ho solo più quattro carte in mano, no, hai sbagliato tutto, il set è bello e il set di cuori. Signori, nessun giocatore, non solo imprenditore, si siederebbe a quel tavolo. E comunque nessuno ci metterebbe le fiche della sua azienda, della quale è responsabile. Se un manager questo facesse, sarebbe da cacciarvia. Ecco dove, secondo me, ecco quali sono i problemi e le necessità che oggi abbiamo per veramente fare qualcosa in questo senso. Diceva l'ambasciatore, cito sempre, che manca l'imprenditoria disposta ad assumersi i rischi. Dove sono i nuovi imprenditori? Io credo di aver anche dato una risposta a questo. Gli imprenditori ci sono. Questo è stato ed è e sarà sempre, credo, un paese che dal punto di vista delle idee è un paese di imprenditori. Però è anche un paese che sa benissimo, l'imprenditore sa benissimo che quando ha l'idea non ha ancora il rischio arriva nel momento realizzativo dell'idea. E qui torniamo a un discorso che sta a monte. Per affrontare una sfida bisogna avere la stabilità delle regole, bisogna avere un minimo di stabilità, perché altrimenti, se così è, indipendentemente da tutto, torniamo al discorso di prima, nessuno metterà le sue fiche su qualcosa su cui poi non conosce come saranno le regole e come andrà a finire. Vedete, prendiamo un'altra cosa che giustamente ha citato come nell'esempio americano e mi viene in mente perché è attuale oggi in Italia il signor ambasciatore, i fondi pensione. I fondi pensione certamente che sono un qualcosa che potrebbe dare una spinta agli investimenti, è una massa di denaro che in questo momento sta vagando. O potrebbe vagare, perché in fondo
non ha vagato poi così tanto, insomma, è rimasta abbastanza stabile. Sì, ma è rimasta stabile perché quanto abbiamo messo il consumatore in condizione di fare una scelta sul suo TFR e quanto gli abbiamo garantito che non avrebbe fatto una scelta per la vita. Mi chiedo se sia giusto chiedere a qualcuno, mettendo un termine, fai una scelta per la vita e non puoi più cambiare idea. Ecco, tutto questo secondo me è quello che dobbiamo chiederci, è quello che dobbiamo fare e dobbiamo darci come risposta quando giustamente dice dove sono i nuovi imprenditori, non ricordo a quale sei ventiduesimi o che in che ranking siamo dal punto di vista della capacità imprenditoriale. Quindi le sfide sono un'ottima cosa, va tutto bene. Ma c'è un problema di certezza a monte, di certezza delle regole con cui io affronto questa sfida. Il mercato si sta globalizzando e soprattutto la globalizzazione vuol dire, guardate, vuol dire dimensione. Perché una volta si diceva piccolo e bello, adesso io non lo so se piccolo è ancora bello o grande è bello. Una cosa è certa, si va verso la dimensione. E quindi, proprio per il discorso che dicevo prima, è inutile che io discuta se le carte devono essere 40 o no, sono 40, e 40 oggi, carte 40 vuol dire dimensione, si gioca con la dimensione. Per giocare con la dimensione bisogna pianificare, come dicevo, per lungo periodo. Prendete un'azienda assicurativa come la nostra, un'azienda assicurativa, io non lo dirò mai abbastanza anche ai miei colleghi, è un business di lungo periodo. Soprattutto nell'interesse degli assicurati, un assicurato che affida a noi i suoi soldi deve sapere che noi li investiremo al meglio, che noi gli ritorneremo al meglio, soldi o servizi, ma noi possiamo farlo questo soltanto se abbiamo la certezza di dove li andiamo a mettere, la certezza di cosa rendono gli investimenti, non se la tassazione continua a ballare in continuazione per cui non so neanche quanto sarà. Questo non soltanto nel mio interesse, ma anche nell'interesse dell'assicurato, nell'interesse del consumatore, nell'interesse di chi ci affida i suoi soldi in buona fede. Ecco, io credo che oltretutto, quando si disegnano queste regole, sia importante, e qui riprendo ancora un concetto citato dal Ministro, che dice che è importante la compatibilità, se non sbaglio, tra organi, e quindi la compatibilità delle disposizioni e di quello che i vari organi che danno queste regole dicono. Ecco, io credo che è importante che ci sia una compatibilità tra queste regole, è importantissimo, ma anche che quando si guarda questa compatibilità si sentano i tecnici, si sentano poi chi usa le cose, perché è un po', scusate se lo dico, è un po' come fare un utensile, una chiave inglese senza stare a chiedere al meccanico poi che cosa ne farà. Ci avvita i bulloni o ci pianta i chiodi? Ecco, di che cosa ha bisogno? Di una chiave inglese o di un martello? Perché altrimenti, se non si fa una cosa di questo genere, si finisce per creare delle regole anche in buona fede che poi sono assolutamente inattuabili e creano dei grossi problemi. Non voglio tediarvi e quindi sarò velocissimo nel dirvi un esempio preso dal mio settore, ma che si può prendere da tante altre cose, che credo sia lampante. Abbiamo fatto una cosa bellissima come l'indennizzo diretto, credo che ormai sia a conoscenza di tutti di che cosa si tratta. Stiamo cercando di renderlo compatibile ai tempi che ci sono stati dati con la stanza di compensazione e via dicendo. Nell'ultima riunione il Ministro diceva che siamo al 53% nella stanza di compensazione e lo citava come un buon risultato. Io da tecnico dico, sono invece molto preoccupato, perché una stanza di compensazione che funziona al 53% mi preoccupa, no? Proprio per definizione, perché a fine anno probabilmente si rischia di essere nei guai. Ma al di là di questo, l'esempio che volevo darvi è, al di fuori della stanza di compensazione, per certi sinistri specialmente importanti, in causa ci va la compagnia che ha pagato, cioè la compagnia che per indennizzo diretto ha pagato il suo cliente. Peraltro la compagnia responsabile ha diritto poi di surrogarsi nella causa successivamente, perché può avere il ragionevole dubbio che a seconda di chi la stia trattando non stia trattando correttamente i suoi interessi. C'è un piccolo particolare, che un altro ente regolatore ha detto non puoi avere il fascicolo della causa tu che ti presenti a surrogare. E allora cosa vado a fare? L'unica cosa che mi resta è, credo,
non sapendo neanche cosa è successo, in base a cosa hanno pagato, eccetera, dire come si vede nei film americani, scusate la battuta, mi rimetto alla clemenza della corte, se voglio proprio sedermi in quel tribunale, altrimenti è meglio che non ci vada perché non so di cosa sto parlando. Ecco, io credo che questo non sia certamente un caso di malafede, ci mancherebbe altro, perché abbiamo tutti interesse che questa cosa funzioni, ma sia un caso in cui il tecnico, quello che poi tutti i giorni liquida queste cose qua, non è stato sentito. Non essendo stato sentito, evidentemente non ha potuto citare quello che sarà poi, nella pratica, il vero problema. Quindi, le regole, dicevo, stabilità delle regole e soprattutto non cambiarle il corso, anche perché, e qui vado a concludere, altrimenti credo che si generi un mercato delle regole. Cioè, cosa vuol dire un mercato delle regole? Vuol dire che le aziende, gli investimenti, che secondo me sono una parola chiave in questo momento per vincere le sfide o per affrontare le sfide, vanno a posizionarsi dove le regole sono più chiare e più convenienti. Questo è il vero problema. E poi ci chiediamo come mai vanno fuori dal nostro paese o qualcosa di questo genere. È molto semplice, vanno a posizionarsi, c'è un mercato delle regole. Vanno a posizionarsi dove sono più chiare, più convenienti e più stabili. Questo penalizza il sistema Italia, questo rischia di farci perdere la sfida nel sistema Italia. Perché, attenzione, abbiamo, proprio perché il problema è la dimensione, l'abbiamo detto dall'inizio, cosa succede? Che sempre prima mi rafforzo in casa e poi esco a cercare delle opportunità al di fuori. Ma se non posso rafforzarmi in casa perché non sono l'eccellenza in quel mercato delle regole che dicevo prima, non raggiungerò mai la dimensione per fare il passo successivo. E allora sarò penalizzato e purtroppo si arriva alla visione un po' pessimista che abbiamo visto fino ad oggi, per cui questa sfida è difficile vincere. Ecco, io credo che questo sia un po' il senso del discorso e non vorrei dilungarmi oltre. L'importante in questo paese è abbiamo la capacità di affrontare le sfide. Abbiamo, e lo dimostra persino, lo dimostrate voi, lo dimostra la gente di questo meeting, che abbiamo la volontà di affrontare queste sfide. Capacità, volontà, attenzione a non, come si dice, pestarci la manichetta dell'acqua fa pompieri. No, attenzione a non impastoiarci con delle regole che non meditate, non concordate, non sufficientemente elastiche, non ci permettono di aggiungere alla funzione importantissima, all'importantissima funzione pubblica, ad aggiungere quei gettoni sul tappeto della sfida che ci permetterebbero di partecipare al gioco e possibilmente di vincerlo e di vincere la sfida. Grazie. Bene, il dottor Marchionni ha posto altri interrogativi, sarebbe interessante, non so se appunto, poi è possibile sentire anche il parere del presidente Andreotti sul sistema Italia, però si tira indietro. Però comunque il problema di fondo sollevato anche da Marchionni è che appunto gli imprenditori in Italia ci sono, però se non c'è stabilità di regole, se non c'è certezza di regole, questi imprenditori difficilmente puntano il loro fish sul sistema Italia, sulle sfide italiane future. Ecco, questo è anche un po' il quadro, le osservazioni di Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Autostrade Italia, o ha una visione diversa? Buongiorno a tutti, per me questa è la prima presenza a questo meeting e devo dire sono orgoglioso di essere qui tra voi per rappresentare un po' quella che è la nostra visione, la nostra conoscenza come Autostrade e Autostrade per l'Italia su un tema così complesso come quello delle sfide per il sistema Italia. Io a lungo mi sono domandato, prima di accettare questo invito, se ero veramente titolato a parlare di un tema così complesso che probabilmente è l'oggetto di una legislatura e dell'impegno di centinaia di persone per essere risolto. Io penso poi alla fine che
ognuno può dare il suo piccolo contributo, ed è per questo che ho deciso di accettare questo incontro e di, diciamo, dirvi un po' quello che penso, partendo da una considerazione: che l'ottimismo della volontà non può prescindere dalla consapevolezza dei limiti e delle difficoltà. Io penso che si debba partire da una valutazione delle luci e delle ombre per poter poi capire con ottimismo dove andare e che tipo di leve muovere. E devo dire, la situazione attualmente è una situazione abbastanza complessa, l'ha messo bene in evidenza l'ambasciatore degli Stati Uniti. Ci troviamo in un paese che ha avuto negli ultimi anni una crescita ridotta, in un mondo che cresceva a ritmo frenetico, e gli effetti li vediamo adesso: crescita dei costi delle materie prime, di tutte le materie prime, che peseranno sui bilanci di un paese che non produce materie prime come l'Italia per i prossimi anni, sicuramente. Cosa avevamo? Avevamo il turismo, eravamo la prima destinazione mondiale 30 anni fa, non siamo sicuramente più neanche tra le prime tre destinazioni mondiali del turismo internazionale. Le grandi imprese, molto presenti fino a qualche anno fa, e che sono poi quelle strutture che alimentano grandi nazioni come la Francia, come l'Olanda, che grazie alle grandi multinazionali hanno quell'afflusso di risorse come dividendi, come posti di lavoro pregiati negli headquarter che sostengono l'economia. Noi, di grandi imprese che possono operare a livello internazionale in maniera competitiva, purtroppo non ne abbiamo più tantissimo. Gli investimenti esteri, lo diceva l'ambasciatore americano, non arrivano con quel flusso che invece è garantito in altri paesi, che possono dare delle opportunità di sviluppo molto più elevate e magari una certezza di regole superiore. Ma su questo tema sollevato dal dottor Marchionni tornerò dopo, perché è un tema che ci riguarda anche direttamente. Però sicuramente ci sono anche delle luci importanti. Abbiamo delle isole di competitività estremamente forti, che siano i settori, le filiere, alcune regioni, Veneto, Lombardia, Marche, che sicuramente con un'elevatissima percentuale di secondario, settore secondario, quindi imprese, industrie, hanno fatto da traino anche della, diciamo, ristrutturazione degli ultimi anni. Ormai il settore industriale italiano può dire di aver terminato quella ristrutturazione che ha fatto uscire dal mercato che puntava solo sul costo della manodopera bassa, beneficiando ancora di quella svalutazione competitiva del 92, e diciamo ha premiato e ha fatto ripartire chi poteva puntare anche su una differenziazione del prodotto e sull'innovazione. Un capitale sociale, ci sono libri e studi che parlano di capitale sociale. Dalla mezzadria l'Italia ha, diciamo, ereditato una struttura sociale sana, forte, di imprenditorialità diffusa, che altri paesi non hanno. E sicuramente una innovatività, più che di prodotto, di processo, che ha in Italia delle eccellenze totali, dovuta anche a un'eccellenza del sistema formativo fino a qualche anno fa, a mio punto, a mio modo di vedere. Poi anche sul tema del sistema formativo tornerò. Quindi ombre serie, importanti, ma anche dei punti da cui partire. Ovviamente le sfide di questo sistema sono innanzitutto il cambio generazionale. Quando il sistema economico è basato su piccole imprese, spesso la prima generazione, la prima grande sfida è cosa succederà alla seconda. Mentre per una Philips, per una Shell, il cambio generazionale non esiste, non è un problema. Per un'impresa da 20 milioni di euro di fatturato, fondata da un imprenditore che ancora è alla guida, il cambio generazionale sarà un grosso problema. E qui sicuramente il mercato dei capitali, il venture capital, sicuramente potrà aiutare. Poi si parla di ricerca e innovazione. Ci sono due tipi di ricerca e due tipi di finanziamento e incentivazione della stessa. C'è la ricerca di base, spesso finanziata con sovvenzioni pubbliche per fare il breakthrough, la grande innovazione, e poi c'è l'innovazione continua, spesso di processo, non solo di prodotto, che richiede un substrato, diciamo, positivo, creato per favorirla. Io credo più a questa seconda innovazione, anche perché delle grandi imprese che sono leader di molti prodotti tecnologici oggi,
pochissime sono state quelle che hanno inventato quel prodotto, quella tecnologia, dai telefonini alle fotocopie ai computer. Spesso è più importante essere un buon innovatore successivo piuttosto che colui che trova l'idea. E come si favorisce questa innovazione continua? Io credo poco alle scelte dirigistiche di investimento con finanziamento pubblico in alcuni settori, credo di più alla creazione di un substrato positivo e favorevole. Qual è questo substrato? Sicuramente il sistema formativo. Innovazione parte e spesso si basa sulle competenze create. E su questo tema io ho qualche dubbio circa l'efficacia del modello formativo anglosassone rispetto al modello formativo tedesco, ce l'ho. Io penso che noi dovremmo puntare alla concentrazione delle competenze e all'eccellenza. Il sistema universitario negli ultimi anni forse ha vissuto un po' troppa frammentazione, troppi atenei, troppi corsi, troppi livelli di laurea. Questo non aiuta a quella meritocrazia che è indispensabile nel settore universitario. Meritocrazia è evidenza delle eccellenze, perché l'eccellenza ci può essere, ma se non è chiaro dove andarla a trovare, su che tipo di università, che tipo di corso di laurea, è molto difficile poi creare quel contratto, quel contatto tra impresa e università. Quindi io penso che una delle sfide sarà meritocrazia nel settore universitario, concentrazione delle competenze e creazione di eccellenze. Che sia la superuniversità, che sia l'accorpamento, è un tema sul quale non voglio entrare perché non ho competenze sufficienti. Per noi come impresa è importante avere punti di riferimento chiari su come e con chi andare a cooperare. Poi c'è un tema dimensionale. Economie come quelle dell'India e della Cina producono ogni anno un numero di ingegneri 10 volte superiore circa al numero di ingegneri prodotti in Italia. E sicuramente la massa di tecnici prodotti alla fine porta dei risultati, positivi o negativi a seconda se si è dalla parte di chi produce più competenze, più persone, più energie. Altro tema è quello dell'inglese. Noi operiamo a livello internazionale, siamo presenti in Sud America, in Nord America, in Est Europa e ci confrontiamo con i grandi competitor globali. Non abbiamo nulla da invidiare, ad esempio nel settore dei sistemi di pedaggio, siamo leader mondiali, ma devo dire facciamo una gran fatica a trovare persone, tecnici che siano in grado di operare in altri paesi parlando inglese correttamente. E sappiamo che competiamo con paesi nei quali l'inglese è la seconda lingua. Sono realmente bilingui, i paesi scandinavi, tedeschi e l'Europa dell'Est stanno diventando, India, Cina, sono bilingui, noi non lo siamo. E questo è un altro punto sul quale dovremmo sicuramente riflettere. Poi c'è il tema del costo del sistema. Non è vero che la spesa pubblica in Italia sia particolarmente elevata e non è vero che l'incidenza del terziario, che un po' sono come gli overheads, ovvero dei costi indiretti del sistema produttivo, sia particolarmente più elevato in Italia che in altri paesi. Però forse quello che cambia è la qualità di quello che viene prodotto. Io penso che una valutazione, costi-benefici e valore della spesa nel settore terziario, più specificamente nel settore pubblico, sia indispensabile, perché per continuare a essere competitivi a livello globale non basta l'innovazione, non basta creare più competenze, bisogna avere poi una struttura di costo competitiva, una struttura di costo che sia tassazione, che sia costi indiretti del settore produttivo, conta alla fine, perché se si hanno risorse da investire, si può crescere e si può prendere anche qualche rischio in più. Se per arrivare alla fine dell'anno, lavorando nel paese principale, si ha qualche difficoltà, sicuramente la testa e i soldi e la volontà di rischiare per andare a colonizzare o a sviluppare altri paesi manca. Quindi un problema di efficienza complessiva del sistema nel quale una valutazione del valore e dell'efficienza della spesa sostanziale e della spesa pubblica sicuramente sarebbe benvenuta. Poi c'è un tema culturale. Qui ovviamente entro in un argomento ancora più lontano da quella che è la mia esperienza giorno per giorno, ma posso dire che
l'imprenditorialità attuale nasce da una forte slancio, un forte volontà di sviluppo imprenditoriale presente in Italia, presente in una generazione. Io ho la sensazione che questa tensione verso una imprenditorialità basata su tematiche tecniche, settori commerciali, rischi un pochino di ridursi e scemare. È una cosa che succede in tanti paesi, soprattutto è un indice di maturità di quel paese, e devo dire alcuni indicatori sono abbastanza preoccupanti. Rientra in questo tema il bilanciamento tra reddito e rendita. L'Italia penso che sia uno di quei paesi dove sono necessari più anni di lavoro per comprarsi un appartamento nel mondo, che sia un problema di salari, che sia un problema di tassazione, però è un fatto che per molte categorie lavorative non basta una vita lavorativa per potersi comprare una casa, mentre invece a volte basta un piccolo abuso edilizio per guadagnare di più che non con 40 anni di lavoro. Questo è un problema serio, è un problema di bilanciamento tra reddito e rendita, che penso sarà uno dei temi sui quali un paese come l'Italia, che vuole rilanciarsi e vuole mantenere la sua posizione, non può non cimentarsi. Altro tema è quello, e qui riguarda più specificamente l'infrastruttura, della certezza delle regole e dell'interesse pubblico rispetto alla tutela dell'interesse privato. Quando si parla di infrastrutture si parla di beni al servizio della collettività, per la costruzione dei quali a volte si crea anche un disagio a qualche singolo. Noi oggi siamo arrivati forse a un estremo insostenibile, che l'interesse del singolo prevale sull'interesse collettivo, forse troppo rispetto a quelle che sono le nostre esigenze. Troppo spesso si perdono anni per infrastrutture indispensabili, per interessi singoli troppo tutelati. Ovviamente bisogna stare attenti a non andare nell'estremo opposto, ma ricordo che i paesi con i quali competiamo sono paesi che tranquillamente per costruire una strada traslocano un quartiere, traslocano le fabbriche, traslocano città intere per accelerare il ritmo di sviluppo, parlo della Cina. Penso che oggi noi, in questa tutela dell'interesse privato rispetto all'interesse collettivo, ci siamo spinti forse un po' troppo in là. Chiudo sul tema della certezza delle regole. Devo dire, il dottor Marchionne ha detto tantissimo, non voglio aggiungere troppo. Questo tema per noi è ancora più importante che per una società di assicurazione, perché un settore infrastrutturale come quello delle autostrade ha dei ritorni dell'investimento su 30-40 anni, quindi abbiamo bisogno di stabilità delle regole per 40 anni e quindi stabilità dei contratti. Avrete sentito e letto sui giornali le polemiche, gli strascichi circa le modifiche dei contratti, le modifiche delle regole che sono state introdotte con la finanziaria dell'anno scorso. Il tema non è ancora risolto. In questo caso l'ottimismo della volontà vorremmo che prevalga sulla pessimismo dell'intelligenza, però sicuramente se si vogliono attrarre risorse private da investire nel settore delle infrastrutture, quella certezza delle regole che il dottor Marchionne evocava è indispensabile, altrimenti si corre il rischio di non essere competitivi in Italia, di avere tutto l'interesse a investire in altri paesi, quel mercato delle regole di cui si parlava prima, e di pagare un costo del capitale per questa incertezza di regole che oggi noi misuriamo in quasi un punto percentuale, per quella incertezza che il sistema Italia rispetto ad altri sistemi equivalenti dei mondi evoluti occidentali possono garantire. Quindi io penso che di carne al fuoco ce n'è sicuramente tanta, penso che è un lavoro di una legislatura sicuramente, però penso altrettanto che i valori culturali di un paese come l'Italia sono talmente forti che con impegno e con quella volontà che citavo prima sicuramente si può sperare e puntare a mantenere un posto e il posto che abbiamo sempre occupato nel mondo evoluto nel quale noi le guardiamo. Grazie. Ecco.
Mi sembra che appunto questa mattina stia prevalendo il pessimismo delle intelligenze. Vorrei sentire a questo punto il amministratore delegato della DCSA, Giorgio Sandi. Parlando prima con Sandi, Sandi metteva molto in rilievo il problema, cioè il vantaggio delle eccellenze italiane. Non nascondiamo anche che ci sono tante eccellenze da sopravvalutare e da rivalutare, e quindi volevo appunto che un piccolo accenno in conclusione di mattinata, un piccolo accenno ottimistico venisse dalle parole di Sandi. A lei, Sandi. Grazie per l'invito e l'occasione di poter partecipare appunto anche immodestamente a un tema così grande. Devo dire, noi ci occupiamo di giochi, quindi sono un po' di sogni, di speranze, no? li dobbiamo mettere anche proprio per vocazione, e siccome la platea è ampia e moltissime cose sono state dette, devo dire, dopo un'ora e mezzo, sinceramente io ho condiviso tutto, ma proprio tutto, credo che si possano dire le cose che sono state dette, davvero le condivido, ma credo che le condividiamo tutti. Allora provavo, giusto per tenere svegli chi avesse ancora qualche minuto di pazienza, a dire due cose in modo un po' organizzato. Cioè, io penso, noi siamo dei grandissimi analizzatori, no? La passione italiana è commentare, analizzare. Si commentava prima che il bellissimo tema di come vanno le autostrade, il traffico, il tempo, la moda, tutto quello di cui parliamo. Noi parliamo. Quello che forse un pochino ci manca, ed è secondo me invece bello quello che ho trovato nelle parole del ministro Nicolais e dell'ambasciatore Spogli, è la proattività, è l'iniziativa, è il fare delle cose, e non è soltanto dire, beh, prendo atto della situazione, la commento più o meno negativamente. C'è una frase dell'ambasciatore che mi ha colpito molto, ma parlando col ministro, citando il nome di un ministro, mi segnalava così questo scetticismo, questa paura, questo timore rispetto al futuro. E caspita, ma io penso che non possiamo continuare a dire soltanto e mettere in evidenza quali sono le cose che ci preoccupano, come dire, trasformare le nostre angosce in un programma. Dobbiamo trasformarlo in azione. Allora, penso che un'azienda, un'entità, questa è la sfida del sistema Italia, non è la sfida nel sistema Italia, è la sfida del sistema Italia. Allora, davvero la sfida va affrontata. Come fa uno a affrontare una sfida? Ma innanzitutto fa un po' un inventario e cerca di capire che cosa è, cosa ha in mano, no? Quali sono le sue forze, i suoi punti deboli, ma fa un'analisi, come dire, al primo livello. Non ha bisogno di andare a vedere in tutti i dettagli più intimi, perché già l'analisi di primo livello è sufficiente per vedere. L'Italia forse non ha, deve fare delle scelte che spettano alle aziende, alle persone, agli imprenditori, al sistema pubblico, al sistema della politica, scegliere cosa è e cosa vuole essere, quindi darsi degli obiettivi, darsi un progetto. Darsi il progetto vuol dire individuare quale ruolo vuole avere l'anno prossimo, fra 5 anni, fra 10 anni, fra 20 anni, in quali aree eccellere, in quali aree magari invece trascurare gli investimenti. Se investe un'azienda che investe a 360 gradi in tutte le aree, cercando di inseguire tutti i miraggi, mi ricorda, sono passati molti anni, quei ragazzi che andando in discoteca quando avevo 20 anni io, miravano a tutte le ragazze della sala, ma ovviamente poi era difficile che riuscissero davvero a entrare in contatto con qualcuna, perché erano troppo generici, no? Quindi si sprecano un'enormità di risorse. Poi cosa deve fare? Deve individuare un sistema di valori all'interno del quale ci si muove. E il sistema di valori in un'azienda è qual è l'obiettivo, con che tempi, dove vogliamo andare, quali sono le eccellenze che vengono messe in luce, qual è il sistema premiante, qual è il sistema di punizione, come faccio a intervenire nel durante per fare in modo che l'azienda funzioni bene sulla linea di produzione, nella parte della ricerca, della tecnologia, dei rapporti con le banche. Scelgo, come dire, ottimizzo le mie capacità, le mie risorse. Poi cerco di individuare obiettivi reali, raggiungibili, che posso andare davvero a prendere. Perché se io dico soltanto voglio fra 20 anni essere il numero uno al mondo nel mio settore, o per un paese essere il numero uno al mondo nell'innovazione, è talmente lasco, è talmente generico, è talmente vago che non arriverò mai da nessuna parte. Un'azienda non lo può fare, così come non lo fa un ricercatore, così come non lo fa chiunque abbia un percorso. Uno sportivo non può dire io vincerò e farò il primato del mondo nei 100 metri, ma si dà degli obiettivi vicini, raggiungibili, ambiziosi,
ma vicini, credibili e raggiungibili, e poi davvero investe per fare quello, e lo fa con la costanza e la determinazione e la grinta ad arrivarci. E poi ancora cosa fa? Fa l'inventario, fa sistematicamente l'inventario per andare a vedere dove ha delle eccellenze, dove ha delle buone potenzialità, e va a fare una ricerca di quello che non ha, con un occhio aperto al mondo, con un occhio aperto a quello che c'è intorno, ma fa la ricerca di quello che non ha. Non si guarda in modo genericamente. Se cerca di fare un'attività in modo organizzato, ottiene risultati. Io ho trovato straordinaria, ma proprio bella, e mi è piaciuta molto, e trovo che sia una cosa da citare. Questa idea della partnership for growth che l'ambasciatore ci raccontava prima, che è un'idea fantastica. È una cosa semplice, mi sembra di averla capita, non la conosco, ma adesso la studierò, ma mi sembra un'idea fantastica, cioè delle opportunità di crescita che nascono da: io so fare certe cose, ti posso mettere in contatto, in relazione con altri interlocutori, e tu vieni e porti la tua esperienza, piccolo o grande che sia, la tua voglia di imparare, e intanto, come dire, fai un po' di fertilizzazione, no? Perché credo che non sia solo da una parte all'altra, è l'insieme che lo crea. Allora che cosa ci manca? Io penso che quello che manca al nostro sistema Italia è di avere un'idea condivisa. Io penso che davvero ci sia un grande bisogno culturale, non di avere Sandy a un dibattito importante come questo, ma che questo sia la vera strada. Io penso che questa non emerga, e io sono sicuro che c'è nella mente di molti, e non sono sicuro che sia la stessa per tutti. Quindi la scelta di dove andare e come andare. L'altra parte che secondo me non può mancare, forse non è stata detta molto, ma mi pare che questo sia davvero, poi finisco, sia davvero l'altra parte di questo discorso, cioè il sistema di valori è anche un sistema di riconoscimento, e cioè che si conosca e si riconosca chi fa delle cose buone e si rendano evidenti gli aspetti positivi. L'Italia è un bellissimo, straordinario paese che vive del piacere dello scandalismo, che vive del piacere del quello non va, quell'altro non funziona, e di una certa rassegnazione fatalista sul fatto che sarà per sempre così. Prima se ne parlava con la dottor Mazzucca, che faceva un bel discorso su se anche i media hanno un ruolo. Ecco, io penso, e veniva detto bene da altri interlocutori prima di me, il sistema dei media forse può fare uno sforzo in più di cercare di individuare le cose belle che abbiamo in Italia. Vi cito un piccolo esempio di casa Sisal, ma non me ne vogliate. Qualche tempo fa qualcuno, so che stava lavorando in giro per il mondo, italiani andavano a vedere in giro per il mondo aree di eccellenza dove si fa il voto elettronico, lo citavo prima al ministro. Beh, il voto elettronico, buono, cattivo che sia, non entro nel merito, però è, diciamo, ha una parte tecnologica, forse Silicon Valley qualcuno l'ha anche sviluppato bene. Però questa persona aveva questo incarico di fare una prospezione e ha girato un po'. Poi è venuto casualmente a vedere i nostri impianti, noi processiamo dati in modo massiccio e anche molto veloce e molto rapido, e ha scoperto che noi facciamo lo spoglio di un concorso, ad esempio come quello dell'Enalotto, in pochissimi minuti. E allora ho detto: ma caspita, ho girato mezzo mondo e non mi è neanche venuto in mente di andare a vedere che c'era magari un'azienda italiana che questo fa già e che poteva essere, come dire, utilizzato in altro modo. Non dico la stessa identica cosa, ma forse qualcosa da imparare c'è. Ecco, quando parlavo di eccellenze e di inventario, io dico noi ci siamo. Forse come cittadino, io dico, non conosco abbastanza di quello che c'è in Italia, forse c'è uno spazio ancora tutto da sfruttare di maggior collaborazione positiva e attiva fra le autorità di governo, fra la pubblica amministrazione e le imprese private. Noi non abbiamo ancora forse così sviluppato profondamente l'utilità di questo incrocio di competenze e di capacità. E poi lasciatemi dire un'ultima cosa, che credo davvero che il futuro è nelle mani di chi ci lavora. Se aspettiamo che qualcun altro faccia per noi e ci rimetta e ci dia quello sprint, questa cosa, io penso che davvero forse il meeting non avrebbe neanche senso. Ecco, il meeting forse è proprio l'espressione migliore di questa intenzione, ed è un onore averci partecipato. Grazie. Sono d'accordo sul fatto che l'informazione dovrebbe dare maggiore importanza alle eccellenze, agli aspetti positivi, gli esempi positivi. Proprio negli ultimi mesi nel mio giornale
ha appunto, pubblicato una serie di interviste a imprenditori che facevano capo alle compagnie delle opere, che davano appunto un esempio molto positivo di, appunto, di imprenditore. Resta il fatto che è sempre più difficile trovare queste figure, quindi si fa una gran fatica, devo dire. Ecco, io direi che di concludere la giornata con due brevissimi telegrafici interventi del ministro Nicolais e dell'ambasciatore Spogli. In particolare l'ambasciatore Spogli, visto che ci sono tanti giovani ancora presenti in sala, se può un attimo accennare ancora al maggior, darci maggiori dettagli sul programma Fulbright Best. Nicolais? Grazie moltissimo, io ho apprezzato molto l'intervento dell'ambasciatore. Volevo però ricordare il problema delle diversità delle condizioni al contorno che determinano anche dei ritardi, dei cambiamenti. Noi abbiamo un sistema che ha una tradizione forte. Voglio solo ricordare che 20 anni fa o qualcosa in più, ancora in Italia la ricerca di base, la ricerca applicata aveva un colore politico. C'era un colore ideologico del ricercatore di base rispetto al ricercatore applicato. Devo ancora ricordare che fino a qualche anno fa lo Stato intendeva il supporto all'impresa generalmente come un supporto a pioggia, pensando di poter spingere la crescita industriale attraverso un'economia assistita e non attraverso una spinta verso la competitività, che ha determinato anche delle difficoltà di crescita in certe aree. Nelle nostre università sono passate da un sistema a un altro sistema, a volte con una cattiva interpretazione di quest'altro nuovo sistema che è oggi il sistema di formazione universitaria. Quindi io vorrei semplicemente dare un segnale positivo. Noi in Italia e diciamo in Europa abbiamo dovuto aggiustarci a questo sistema competitivo globale partendo da una situazione diversa da quella in cui partivano gli Stati Uniti d'America. Abbiamo quindi dovuto avviare questo grande processo di internazionalizzazione, questo processo di puntare non più alla riduzione dei costi di produzione ma alla smaterializzazione dei prodotti per competere, e queste cose ovviamente ci hanno fatto soffrire questi anni, però molte delle cose sono state avviate, molte delle cose si stanno cominciando a realizzare da parte degli imprenditori oltre che da parte del governo, e sicuramente possiamo guardare con un certo ottimismo al futuro perché abbiamo una spinta forte nel cambiamento. Grazie. Ambasciatore. Grazie mille. Volevo cominciare dicendo soprattutto che sono di natura ottimista. Se vi ho dato l'impressione di essere pessimista è soltanto perché ho fatto una valutazione secondo me molto importante e devo dire nelle circostanze molto corretta, che la situazione in Italia è seria e per cambiare la barzelletta è anche grave, e per questo motivo devo dire che secondo me i tempi sono stretti per cambiare certe cose. Abbiamo parlato molto delle cose che bisognerebbe cambiare, credo che ci sia un ampio consenso sulle cose che bisognerebbe fare per avere un sistema più innovativo, più agevole eccetera, e adesso secondo me è il tempo per implementare queste cose perché i tempi sono molto stretti e la concorrenza è veramente spietata dappertutto il mondo. Ma sono ottimista in particolare per l'Italia, sono ottimista perché vedo in questo paese una grande capacità inventiva e una grande capacità che vedo ogni giorno negli Stati Uniti a causa della fuga dei cervelli che si dimostrano estremamente capaci negli Stati Uniti. Quindi non è la colpa degli italiani, ma è la colpa di un sistema che non permette agli italiani di realizzare tutti i loro sogni e tutte le loro possibilità. Il programma, come ha detto giustamente il dottore, il programma Partnership for Growth è di per sé un programma di grande ottimismo, specialmente questo aspetto del nostro programma Fulbright Best punta sui giovani come la nostra speranza per il futuro, e infatti questo aspetto di questo nostro programma Partnership for Growth, questo programma Fulbright Best, è nato da un suggerimento di un gruppo di
imprenditori che hanno detto che è bene che voi facciate una serie di attività sui tre primi pilastri, sulla ricerca e la possibilità di commercializzare la ricerca, sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, sull'ampliamento dei mercati di capitali. Però è molto importante per il lungo termine avere anche la capacità di aggiungere qualcosa alla nostra cultura imprenditoriale. Quindi hanno detto costruite un programma in cui potete mandare giovani, promettenti, imprenditori, ragazzi, scienziati negli Stati Uniti per un periodo di tempo per studiare l'imprenditoria americana. Non perché il nostro sistema sia l'unico, ma soltanto perché noi siamo un esempio magari da cui si può trarre certi aspetti positivi e poi applicare questi aspetti in questo paese. Quindi abbiamo iniziato questo programma a gennaio con, come ho detto prima, 5 promettenti dottorandi che sono stati selezionati da un gruppo di 50. Questi ragazzi provengono da diversi posti dell'Italia, dal nord al sud, dalla Sardegna ad Ancona, e sono appena tornati, hanno avuto un'esperienza estremamente positiva, non soltanto quell'esperienza accademica, ma soprattutto, forse posso dire, quell'esperienza accademica con quell'esperienza di apprendistato, che per loro è stato molto positivo. Hanno visto di persona come un'attività nasce da un'idea e come può diventare un'azienda leader nel suo settore. Quindi un'esperienza estremamente concreta e molto pratica. Questo programma è stato sponsorizzato da IBM, Poste Italiane, Eni e anche dal Comune di Milano, e l'anno prossimo vogliamo andare da 5 a 15 ragazzi. E il fattore limitativo soltanto sono i soldi, quindi se ci sono degli sponsor qui in platea che vorrebbero aiutarci sarebbe veramente una cosa molto molto apprezzata. E questo programma è gestito dal nostro molto prestigioso programma Fulbright, e per questo le domande possono essere fatte incominciando a settembre. Il processo di selezionare questi ragazzi verrà fatto a novembre, quindi per tutti voi che hanno un interesse basterebbe consultare il sito internet del Fulbright qui in Italia. Grazie. Grazie a tutti per l'attenzione e buon proseguimento del lavoro del meeting. Buongiorno.